Il compito, diciamo, di l'onere della replica su questi rilievi di Paolo Mieli, Non ci sono e problemi. però andiamo subito anche sulle questioni legate specificamente al suo settore, al turismo, al commercio e turismo. Abbiamo raccolto delle richieste, non so se ha avuto modo di sentirle nella prima parte della trasmissione. Insomma, è un. Perché è stato così farraginoso e così, si è arrivati così all'ultimo momento e in questa maniera qui con le manine, con lo scontro con le regioni e poi con la decisione di delegare e poi questa task force di Colao? Guardi, io di manine o di altro non so sinceramente perché non so assolutamente. Dico soltanto che noi abbiamo fatto un lavoro molto importante. Come sapete, il turismo, che è la delega che ho, è una materia concorrente e quindi necessariamente è una materia che va condivisa con le regioni. Lo Stato ovviamente ha una serie di competenze, ma tante ne hanno le regioni in materia di turismo. E quindi in tutti questi mesi di lockdown abbiamo costruito, tra l'altro essendo, come avete giustamente detto nel servizio prima, il settore forse il più colpito e che per ultimo riprenderà. Abbiamo costruito un percorso in questi 3 mesi con le associazioni di categoria e con le regioni. E allo stesso modo abbiamo costruito un percorso di riapertura. Se devo dire una cosa, anche io stesso ho fatto un po' di fatica con il comitato tecnico-scientifico nel riuscire a instaurare un meccanismo, diciamo, più efficace e veloce per definire le regole delle riaperture. Questo l'abbiamo. È chiaro che soprattutto in materia di turismo e soprattutto in materia di molte cose che sono poi fondamentali per far ripartire tutto il settore. Parlo ad esempio del tema appunto delle spiagge. Io stessa un mese fa dissi andremo al mare per appunto dare senso al percorso che dovevamo in tutti i modi riprendere. È chiaro che abbiamo dovuto costruire tutto il percorso assieme alle regioni. Abbiamo un territorio talmente diverso che è molto difficile dare delle definizioni, delle regole uguali, identiche per territori che sono così diversi e ovviamente differenti tra di loro. Quindi da questo punto di vista il nostro caso, il mio caso, quello del turismo e quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro molto condiviso necessariamente con le regioni. Quindi su questo per forza di cose penso che debba continuare in In questo modo. queste modalità. Noi abbiamo dato delle linee guida, diciamo, generali, ma poi è importante che, beh, adesso io non so se lo sapete, ma noi abbiamo ad esempio 20 tipologie diverse di bed and breakfast a secondo delle 20 legislazioni regionali, quindi è difficile riuscire a incasellare tutto in un meccanismo identico, quindi per forza di cose abbiamo bisogno di differenziazioni sul Su questo turismo. punto. Il tema della ripresa poi è enorme, è grandissimo. Il decreto maggio è un decreto che stanzia per il turismo un bel po' di risorse. Abbiamo anche questo lavorato insieme alle associazioni di categoria. Poi si può sempre fare tutto meglio, ma davvero è stato, credo, l'intervento più importante negli ultimi decenni che lo Stato italiano ha fatto verso il turismo e soprattutto l'attenzione e l'importanza che ha riconosciuto, giustamente riconosce, a questo settore e soprattutto la consapevolezza che, essendo il settore che forse riprenderà con tempi completamente diversi rispetto ad altri e più lunghi, e questo debba essere accompagnato fino al momento in cui non riprenderà Se, il turismo chiaro. in Italia, in Europa e nel mondo soprattutto. Allora, senti.